44 anni di carcere in totale, ripartiti su 3 imputati. Sono le richieste di condanna avanzate oggi dalla pubblica accusa nel corso del rito abbreviato, davanti al giudice per l'udienza preliminare nei confronti di Luigi Rugolo e Michele Crisopulli, entrambi accusati dell'omicidio di Alfio Vittorio Molteni, l'architetto di Carugo freddato a colpi di pistola davanti a casa sua nell'ottobre del 2015, e di Giuseppe De Martino, accusato in questo procedimento di stalking e incendio dell'auto di Molteni, ma arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio. Al termine di una requisitoria durata oltre 2 ore, stamattina, i pubblici ministeri Pasquale Adesso e Daniela Moroni hanno chiesto 20 anni di carcere per Luigi Rugolo, la guardia giurata accusata di aver fatto da tramite tra gli esecutori materiali e i mandanti, e 16 per Michele Crisopulli. 8 anni è invece la richiesta per Giuseppe De Martino che, come detto, in questo procedimento è accusato solamente di stalking e incendio, ma nei giorni scorsi è stato arrestato poiché, secondo la procura di Como, è l'ultimo degli esecutori materiali dell'omicidio. Secondo gli inquirenti, avrebbe accompagnato Scovazzo, altro accusato di essere esecutore materiale, sul luogo dell'omicidio, ma di questo risponderà in un altro procedimento. Così come dovranno rispondere in un altro procedimento Daniela Rò, ex moglie di Molteni, e Alberto Brivio, suo amante commercialista, accusati di essere i mandanti degli atti persecutori che sfociarono nell'omicidio dell'architetto. Oggi, in aula, Crisopulli ha letto una lettera di scuse. Ha parlato anche Rugolo, scusandosi di fatto con la famiglia della vittima. Si sono costituiti parte civile il padre, il fratello, il figlio e una precedente moglie di Alfio Molteni.